Ben ritrovati, apriamo questa vetrina di informazione dalla splendida località di Marina di Camerota. Al mio fianco il sindaco Mario Scarpitta. Ecco, non so se si sentono i rumori di sottofondo perché ci sono dei lavori in corso. Camerota, il comune di Camerota in questi giorni è un cantiere aperto, poi c'è gran fermento perché sarà un fine settimana ricco di appuntamenti. La Corsa del Mito, ecco, nuova edizione, poi l'inaugurazione attesissima del Palazzetto dello Sport. Sindaco, intanto grazie di questa ospitalità. Io partirei subito dai cantieri che sono dinanzi a noi, lavori in corso attesissimi. Sì, in effetti si sta lavorando alacremente per il grande depuratore atteso da oltre 20 anni a Camerota, quindi siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose e riteniamo che già gran parte di questo lavoro sarà completato come da tabella di marcia. Entro la fine di maggio i cantieri saranno spostati nelle aree periferiche per consentire appunto l'avvio della stagione estiva. Ecco, però su questi lavori va fatto un po' di chiarezza e questa sera ci sarà un importante incontro proprio fortemente voluto da lei, ci saranno i tecnici del comune, la provincia, la regione. Perché va fatta chiarezza, sindaco? Sicuramente sì, va fatta chiarezza. Nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Laino ha mosso così delle titubanze, ha mosso delle preoccupazioni riguardo alla regolarità di questo appalto e quindi noi abbiamo, come è giusto che sia, visto che la democrazia è proprio questa, abbiamo promosso un incontro con i cittadini, abbiamo subito deciso di conferire e di convocare una riunione con i tecnici della provincia, della regione, la ditta appaltatrice, per consentire ad ogni cittadino di poter parlare liberamente e di esporre le proprie opinioni. Noi siamo i primi garanti di onestà e quindi è giusto che ogni cittadino chieda qualsiasi cosa ai responsabili in questo momento dei lavori, perché è giusto che ci sia chiarezza, fermo restando che questa è più che altro una sterile polemica che andava evitata. Ma d'altronde si fa la politica in mille modi. Noi invece riteniamo il depuratore l'opera più importante per Camerota, che vive di turismo, e in questi casi bisogna mettere da parte le chiacchiere, andare al sodo. L'amministrazione deve controllare che i lavori vengano svolti al meglio, lo faremo sempre di più, vigileremo per far sì che quest'opera venga sempre migliorata. Il progetto è regolare, ci sono tutti i permessi, i fatti, ecco, lo dimostrano, sono in corso i lavori, però voi volete ulteriormente, come dire, far luce e un confronto diretto con i cittadini, è stato necessario per dire noi siamo in regola? Assolutamente sì, tutto quello che si sta facendo è stato autorizzato e domani saranno appunto i tecnici della provincia. Non dimentichiamo che questo è un appalto direttamente della provincia e quindi domani abbiamo voluto proprio con loro questo incontro. Noi andiamo a metterci la faccia come sempre perché siamo sicuri ancora una volta di dimostrare tra l'altro che ci sono tutte le buone ragioni e i presupposti. Perché è importante quest'opera? Quest'opera è di un'importanza straordinaria e finalmente chiudere con il ciclo delle acque, quindi con la depurazione, consentire a Camerota che finalmente possa ambire a tutte le bandiere di cui deve assolutamente impadronirsi. Camerota è una delle località più belle non solo del meridione e quindi è giusto che la depurazione delle acque tocchi il top, in quanto ci sono sicuramente dei benefici per tutta l'indotto del turismo, ma soprattutto per la qualità delle acque. Ho detto io in apertura, il comune di Camerota in questi giorni è un cantiere aperto, tra poco ci sposteremo insomma presso il palazzetto perché siamo pronti lì per il taglio del nastro, parliamo di un'opera già realizzata, però ci sono altri interventi in corso, abbiamo anche riaperto in tempi record la strada del Ciglioto, lei ci aveva messo la faccia in questa vicenda e devo dire che dobbiamo fare i complimenti al sindaco Mario Scarpitta perché con tenace determinazione è riuscito a richiamare l'attenzione degli enti proposti e naturalmente a far fare gli interventi
interventi di messa in sicurezza e riaprire la strada prima dell'estate. Lo avevamo promesso per l'estate, siamo riusciti a farlo prima. Assolutamente sì, le nostre frazioni interne erano diciamo in grossa difficoltà. Noi dobbiamo ringraziare soprattutto gli organi sovracomunali, la provincia, il genio civile, il dottore Ranisi della provincia e tutti l'amico Pasquale Sorrentino e tutti coloro che si sono impegnati, oltre chiaramente ai nostri uffici. Abbiamo fatto quello che era dovuto, non abbiamo fatto nulla di speciale, abbiamo soltanto fatto il nostro dovere e siamo molto contenti di questo risultato, anche perché qualcuno non ci credeva e ancora una volta invece abbiamo dimostrato con tenacia, determinazione e anche con un pizzico di competenza a riuscire a risolvere i problemi che sembravano atavici per altri. Ecco, la strada del Ciglioto è di fondamentale importanza, insomma, per le frazioni collinari di Camerota, dove sono in corso altri importanti interventi anche per quanto riguarda la risorsa idrica. Sì, anche qui una operazione straordinaria che i cittadini della frazione di Lentiscosa aspettavano da 30 anni. Stamattina sono iniziati i lavori per la sostituzione di una condotta in cemento amianto che praticamente veniva richiesta con grande forza dai cittadini di Lentiscosa. C'erano alcuni che sostenevano che l'acqua fosse addirittura pericolosa attraversata dal cemento amianto. Noi invece, nonostante avevamo avuto delle così rassicurazioni da parte della CONSAC, che a questo proposito devo ringraziare l'avvocato Maione, presidente di CONSAC, e l'ingegnere Parrilli, che da subito e dal primo giorno di questa amministrazione ci sono stati vicini, hanno accolto subito la nostra richiesta e immediatamente, facendo un lavoro di squadra, stamattina sono iniziati i lavori che nei prossimi 5 giorni saranno completati, per la felicità di tutti i cittadini, ma soprattutto da parte nostra. Siamo molto contenti di questa opera. Non ci fermiamo mai, andiamo di corsa, nel vero senso della parola, e ci prepariamo tutti alla corsa del mito. Ecco, un appuntamento a cui lei tiene in modo particolare, lo ha avviato qualche anno fa grazie all'associazione di cui era presidente, ora lo segue l'evento da primo cittadino, c'è sempre però la stessa passione. L'appuntamento è per il 12, sabato 12, una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Sì, sabato 12 ci sarà il momento clou con la partenza alle ore 17:30 da Palinuro, dal porto turistico, ma prima saranno tanti gli eventi, venerdì sera quindi inaugurazione del palazzetto dello sport con i campioni Nela e D'Amico, un derby tutto romano, quindi due campioni di calcio che faranno da padrini a questa manifestazione, saranno appunto i miti di quest'anno. E poi i bambini, questi straordinari bambini, saranno oltre in 500 a correre il minimito qui a Marina di Camerota prima della grande ondata che arriverà da Palinuro e di tutti gli atleti. Quindi avremo un venerdì sera con l'inaugurazione del palazzetto dello sport e poi sabato la grande corsa del mito. Io sono particolarmente legato a questa gara, giunta alla 9ª edizione, nata con il sottoscritto come presidente, che poi ha ceduto il testimone ad un presidente di donna, Giovanna Attanasio, una persona straordinaria che sta facendo meglio del predecessore, quindi siamo molto molto soddisfatti di quanto sta accadendo in questi giorni. Eravamo partiti per fare turismo, un turismo naturalistico, per destagionalizzare, siamo riusciti a pieno in questo intento, oggi tante località ci copiano e questo non ci fa che piacere. Ecco, in attesa della corsa del mito però ci spostiamo presso il palazzetto per il taglio del nastro di venerdì, là ci aspettano un bel po' di associazioni perché questo è un momento che l'amministrazione vuol condividere con il territorio. Assolutamente sì, sono le amministrazioni importanti, ma più importanti delle amministrazioni ci sono le associazioni, che sono il cuore pulsante di questo territorio, lavorano tantissimo, lavorano in tutti gli ambiti, sia sotto il profilo sportivo, sia sotto il profilo soprattutto della storia, della cultura, dell'arte, e quindi abbiamo associazioni che vanno a lavorare a 360 gradi, saranno loro i protagonisti di questo palazzetto, saranno loro che dovranno tenerlo vivo, e noi sappiamo che sono loro i veri artefici e quindi ci appoggeremo soprattutto a queste associazioni locali alle quali finalmente possiamo dare una casa, visto che hanno fatto in questi anni tanti sacrifici non avendo una fissa dimora dove poter poi portare i loro spettacoli. Rispondiamo con i fatti? Sempre, sempre con i fatti, quelli che contano, le polemiche non servono, noi preferiamo la linea dei fatti.
inizia a prendere vita il palazzetto dello sport di Camerota. Eccoci qua alla vigilia della inaugurazione, c'è, come dire, già fermento, stiamo preparando la cerimonia per la presentazione ufficiale. Sul suo volto la soddisfazione, ecco, perché lei sarà il sindaco che apre ufficialmente le porte a questa importante struttura, non solo per Camerota, perché poi immagino che sarà a disposizione, ecco, di un territorio ben più vasto. Sì, è una grande soddisfazione, anche se è una soddisfazione assolutamente da condividere con tanti consiglieri, assessori e sindaci che mi hanno preceduto. Questa è un'opera che è partita tantissimi anni fa, che per essere realizzata ha impiegato oltre 10 anni, quindi più amministrazioni hanno lavorato per far sì che si tagliasse il nastro oggi. Bisogna dare merito a tutte le amministrazioni, a tutti i sindaci che mi hanno preceduto. Noi sicuramente abbiamo fatto la nostra parte in questi 9 mesi, prendendo l'ultima tranche di finanziamento, ultimando i lavori, apportando i collaudi e finendo la struttura, quindi dando tutte le utenze possibili. Abbiamo fatto appunto la gara di appalto per assegnare i vari servizi come il ristorante, il bar, la fisioterapia, la palestra e quant'altro. Alle mie spalle le associazioni che sono sempre parte integrante e che stanno lavorando appunto per organizzare la cerimonia di apertura, e quindi credo che qui venerdì sera sarà veramente una grande gioia, con centinaia di bambini, le loro associazioni e le varie specialità che ci accompagneranno al taglio del nastro. Sicuramente sarà una grande emozione, ma ripeto, da condividere con tutti. Lei l'ho già detto, ma ci può fare un po' da guida, siamo nel cuore del palazzetto, ci sono anche però altri servizi, ristorante, dice. Sì, nei piani superiori abbiamo un bellissimo ristorante per oltre 150 posti con uno straordinario terrazzo che affaccia appunto su Marina di Camerota, un bar accogliente e poi una serie di servizi. Inoltre sulla nostra sinistra un terrazzo grandissimo, meraviglioso, stiamo decidendo cosa fare, come dare il nome a questo palazzetto. Molto presto decideremo attraverso così un concorso di idee come chiamare il palazzetto dello sport di Camerota. Giù invece ci sono, oltre al campo di calcio multifunzionale, basket, pallavolo, tennis e calcetto, abbiamo tutti i servizi, quindi ci sono 2 spogliatoi da 4 squadre, quindi potranno contemporaneamente essere pronte a giocare 4 squadre, più per i vari tecnici, gli spazi, arbitri e quant'altro. Quindi altri servizi sia a destra che a sinistra, anche per una nursery, per la nostra protezione civile, sono circa 250 posti, vi è anche una piccola sala stampa, e quindi bisogna dire un grandissimo risultato, secondo quanto si dice uno dei più grandi che ci sono qui appunto nel meridione. Per un uomo che ama lo sport e questo è un momento sicuramente particolare. Sì, lo sport è stato importante nella mia vita, lo sport insegna il sacrificio, insegna a stare in squadra, insegna i valori, e quindi sono fiero di essere stato così uno che ha dato molto tempo allo sport e quindi ai giovani, che poi sono la parte integrante della nostra società. Siamo molto felici di questo. Dare una casa alle nostre associazioni era un desiderio. Io ho visto in tanti anni tantissime manifestazioni saltare, molto spesso per questioni climatiche ho visto le mamme correre a riparare i propri bambini durante un saggio, ho vissuto in prima persona questi disagi e per me è una grandissima soddisfazione oggi far sì che tutti i bambini e tutte le associazioni finalmente abbiano una casa e un porto sicuro dove organizzare i propri eventi. Venerdì 11 più o meno alle ore 17 davanti al cinema Bolivar, l'inaugurazione della cerimonia di inaugurazione. Sì, festa di colori, la festa dei bambini che partiranno con la sfierata, saranno loro i protagonisti. Poi ci porteremo tutti qui al palazzetto per il taglio del nastro, la benedizione del nostro parroco, dopodiché un breve saluto, ma giusto per salutare tutti, e poi dare il via ai bambini, al gioco, al divertimento. E intorno alle 20:30 il talk show con i campioni raccontano, Sebastiano Nela e Vincenzo D'Amico, che faranno un derby tutto laziale.
e dopodiché la serata si protrarrà con un ricco buffet e quindi festa, divertimento, e poi pian piano questo palazzetto speriamo prenda la giusta dimensione. Io l'ho accompagnata davanti alle associazioni, la lascio andare perché ci sono gli ultimi dettagli da definire, però mi consenta di chiudere su quelle immagini. Allora, c'è una bimba con un pallone in mano che sta, come dire, inaugurando a modo suo questo palazzetto dello sport, e su questa immagine davvero ci dobbiamo soffermare, perché il futuro è questo, il futuro di Marina di Caverna. Assolutamente sì, vedere quella bambina giocare in uno spazio sicuro è una gioia immensa e corona anche i momenti difficili che ci sono stati per la realizzazione di questo palazzetto. È lì la sintesi e mi trovo d'accordo con la sua giusta osservazione.